Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gazza34 e che cosa sto facendo adesso? Sto molto semplicemente facendo un breve resoconto di quella che è stata la giornata. Sono le 5.30 del mattino, io ancora sto pushando dalle 2 di ieri, dalle 2 del pomeriggio di ieri e sto ancora pushando, cioè ancora roba da pushare. Ho fatto 250 ride e non si è proposto un singolo Kaleido, nonostante io avessi Buggor attivo, quindi 200% di cattura in più e ulteriori bonus che mi davano il totale di 392% di bonus cattura in più. Non se n'è proposto uno in 250 ride. E sono molto triggerato, arrabbiato anche direi per questa cosa, perché cioè non è possibile fare così tanto. Io ho risparmiato un botto di soldi per fare questo push, cioè per me sono un botto di soldi, per altri magari sono un cazzo, ma non è possibile poi non riuscire a avere quello che cerco, almeno una copia. Cioè queste gemme, io ne avevo 13.000, queste gemme qui che mi sono rimaste, io quelle che ho speso le ho spese per prendere ulteriore roba per pushare, tipo entrate con come si chiama, con per il world boss, quindi l'energia, oppure entrate in cemento, in spedizione. Quello che abbiamo droppato come oggetti è questo. Facciamo un attimo pulizia, facciamo pulizia, ecco qui, diamo un'occhiata, mettiamo filtro, mostriamo tutto, quindi anche gli aumenti, gli incantamenti, e questo, ok, aumenti, incantamenti, vediamo un po', filtro leggendario. Perfetto, quindi confermo, non ho trovato nessun tipo di incantamento o aumento di livello epico leggendario, nonostante abbia pushato l'ira di Dio. Abbiamo trovato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte dal raid, in 250 raid, quindi circa una volta ogni 25 raid, che devo dire non è malissimo come drop, cioè ne ho tanti, ma non sono drop che mi servono, quindi ora procederò a distruggerli perché sono di tier 5. Sono tutti tier 5 quelli che distruggo? Sì, diamo conferma, sono tutti di tier 5. E li distruggiamo. Ci danno 3 sfere armoniche che sono un bel po' superate e 10 iperframmenti. Ho avuto la fortuna di droppare anche il corpetto mitico Ultimatum, che però non andrò ad utilizzare, quindi ora procedo a potenziarlo una volta per poi distruggerlo. Quindi distruggiamo questo corpetto. Boom, 175 materiali, perfetto. 5, 6, 7 pezzi leggendari da World Boss. Quindi sì, 7 pezzi leggendari da World Boss. E questo vuol dire che fra poco potremo anche craftare qualcosina del World Boss. Infatti ci mancano solo 2 drop, perché il primo l'avevamo già fatto. E poi potremo andare a cercare questi due pezzi, a craftare, a craftare questi due pezzi, quindi uno dei due pezzi lo potrò craftare. Sinceramente spero che come primo pezzo mi esca lo scudo, perché lo andrei a sostituire, toglierei il 3% di chance di rimbalzo, sostituirei con lo scudo e già avrei uno dei due pezzi che mi servono, mi mancherebbe solo un pezzo poi. Questi due pezzi, in teoria uno dei due, quindi l'anello, sicuramente è The Trials Gauntlets, perché l'ho droppato poco fa. La testa non sono sicuro, ma mi pare sia di Trials Gauntlets, perché l'ho droppata da spedizione e da spedizione può droppare tutto quanto. Io, come qualcuno di voi già sapeva, ho bisogno soltanto di... dov'è? 2 drop leggendari, quindi 20 materiali, per cominciare a craftare qui e cercare di prendere questa benedetta lancia, che non è detto che io riesca a prendere, quindi ora rompiamo questi due e vediamo se ho sbagliato o se ho avuto ragione nel dire che quella testa è di Trials e Gauntlets. Ok, avevo ragione. Bene, ora sta arrivando il momento più importante. Abbiamo 1500 materiali, quindi diversi tentativi. Dobbiamo cercare di craftare questo benedetto pezzo, quindi la lancia. Una possibilità su 4. Proviamo il primo tentativo. Mi esce la testa, quindi scambiamo la testa, ci ridai i materiali, riproviamo. Dai, il corpetto non ci interessa, scambiamo il corpetto, commercia, dammi la testa. Dammi la lancia, volevo dire, mi ha dato la lancia, sì! Mi ha dato la lancia, sì, avevo un botto di materiali, quindi ci sta, porca giuda! Sì, ok,
hai finalmente la lancia. Finalmente la lancia, ho il set completo. Che bello, tutte le cose attive finalmente. Ora procediamo a maxare la lancia. In che modo però? Aspetta. Allora, prima di tutto dobbiamo fare un reset delle statistiche. Perché poi devo averle precise. Perfetto, abbiamo 493 punti da dare. Poi abbiamo 885, 2138. Sì, troppo di cosa. Ok, dobbiamo dare un pochino di più alla vita. Wow, da tantissimo la lancia. Fammi vedere un po' come la posso potenziare. No? Ok, aumento un pochino. Ok, dobbiamo vedere un po' come dare le cose per poi assegnare bene i punti. Vita ne darebbe tanta, quindi direi andiamo a mettere la lancia sulla velocità. Quindi facciamo il potenziamento su velocità, questo qui. La maxiamo. Ecco qui, finalmente non sono più a metà, che bello. Teoricamente, vediamo un po'. Sì, direi perfetto. Direi perfetto, allora cominciamo con il portare a 2000 queste statistiche e poi ad alzare la vita almeno a 1300. Poi il resto vedrò come dividerlo. Che bello, ce l'ho fatta! Oh yes! Adesso andiamo a dare un botto di statistiche sulla vita. E dobbiamo arrivare appunto, come ho detto, a 1300 almeno 1250, in realtà non tanto 1300, però preferirei avere 1300. Vediamo un po' quanto avrei poi dando a 1000. Allora, dando a 1250 quanto avrei? Ma sai che 1250 credo sia abbastanza? Ora che guardo bene. Sì, 1250 direi che è decisamente abbastanza, perché posso fare 2050 e 2050. Perfetto, mi avanzano anche due punti, quindi non so se... No, 1250 basta di vita, cioè non sono un bait, i bait hanno meno vita, quindi uno e uno. Sono molto 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 contento di questo raggiungimento, questo conseguimento, come lo vogliamo chiamare, di essere riuscito a portare finalmente sui miei TS e avere 5352 TS, quindi wow, finalmente ce l'ho fatta. Ora ciò a cui potrò puntare saranno i due pezzi appunto del World Boss, quello lì, com'è che si chiama? Questo qui, Extermination. Sono proprio curioso di andare a vedere come viene un World Boss adesso, ovviamente li faccio sempre in solitaria, quindi vediamo come viene. E sono molto curioso di vedere poi se riesco a droppare ulteriori due pezzi e magari ulteriori 10 pezzi di questo World Boss, così da completare direttamente tutto quanto, letteralmente tutto quanto. Chiudo per ora questa parte del video e in caso poi la riprendo più tardi, se non la riprendo più tardi con ulteriori drop e cose eccetera, sappiate che la fine del video è questa, quindi ci vediamo con un nuovo video domani. Ciao a tutti, bello, lasciate un commento, un like e tutto.